Only Craps, bici davanti ragazzi, sono Beze Bossa e sono tornato con il 10° episodio del mio gameplay di MacPixel. Allora, c'è una scelta che devo fare, l'Unplayed, ovvero il round speciale del quarto capitolo della Story Mode. E direi di cominciare subito, quindi capitolo 4 dove c'è l'anziano ovviamente. Infatti mi dà beaten, ma non 100% come gli altri tre capitoli. E abbiamo lo speciale ragazzi. Beh, sono un genio. A parte che c'era solo quel cancello. Bomb sweet bomb, ovvero bomba dolce bomba, tipo casa dolce casa, home sweet home. C'è anche una suona... Quella è casa mia! Oh madonna! Dude, tu stai scherzando! Oh mio Dio, ci sono tutte le bombe possibili e immaginabili. Un po' brutta come cosa. C'era il barile che mi stava toccando. Ah. Oh mio Dio. Seriamente. Quindi per tutti e sei i livelli, ogni esplosivo ha la sua scena. È una cosa assurda. E non laggare. Ogni tanto MacPixel c'ha... Forse, sapete cosa perché? Perché Fraps che sta registrando. Guardate che lag ogni tanto. Ok, sono uscite delle stelle filanti. Che, di chi è il compleanno? Cioè, ma sarà da qualche parte almeno quella giusta? Ho paura che ci sarà una vita, ragazzi. Vabbè, almeno andiamo con un certo ordine. Questa qui dovrebbe essere la più a destra di tutte. Che schifo, MacPixel. Sei disgustoso. Non è che facendo quella cosa la bomba non esplode. Non penso che sia neanche una volta giusta il barile, eh? Ok. Eh beh, ti prendo a testate. Ti dormo anche sopra. Ok, va bene. Va benissimo. Non so cosa dire. Beh, allora, questa scritta rossa non fa niente. La porta nemmeno. Questa... C'è scritto duo. Ah, dude. Dude, ok. Infatti, dudes, dai. Qui c'è un missile. Whee! Non è quello giusto. Quindi, deduco, dovremmo provarli tutti. Perché se è così si va ad esclusione. Però mi va benissimo. È una cosa completamente fottuta. Ci sta proprio giusto anche bomb, sweet bomb. Non cambia molto. Ok. Forse potrei segnarmi su un foglio quelle che mi mancheranno quando le troverò. O forse me lo ricordo a mente. Sì, beh, dall'altra parte. Mi sembra giusto. Non voglio andare a caso, ragazzi. No, non mi sembra veramente il caso. Le grandi battute della vita. Weyla. MacPixel. MacPixel, perché ti blocchi? Perché MacPixel ogni tanto si blocca? Cioè, dai, seriamente. Sono sceso a 8 fps. Si blocca sempre. L'ho indossato. Si blocca sempre nell'intermezzo più che altro. Intramezzo non credo neanche esista una parola. Sì, infatti, non so perché ragazzi, veramente. Forse perché ho poca memoria, forse perché Fraps che registra, Fraps... Beh, sì, infatti. Ragazzi, spero non vi dia fastidio che ogni tanto la ghicchia, purtroppo non posso farci niente, veramente. Solo con MacPixel succede, solo con MacPixel. Ok, allora, quelle del missile le abbiamo trovate tutte. Gnam! Che figata! Whee! Però non è quella giusta. Già. Spero che si faccia così, ragazzi, perché ho paura di starci l'eternità in questo livello. Però mi va bene, ok? L'importante è che si vada ad esclusione. Granata. Sì, levo via la spoletta come se fosse niente. È ovvio che esplode la casa, imbecille di un MacPixel. Ok, sembrerebbe essersi ripreso, sembrerebbe. Ah, ok. Granata. L'ho tolta di nuovo la spoletta come se fosse niente. Stavo contando gli esplosivi, vorrei contarli tutti quanti adesso. Allora, vediamo un po'. Abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sì, la tolgo sempre via come se fosse niente. Facciamo che lo faccio per altre tre volte. Così almeno sono sicuro di averlo fatto, di andare con ordine.
E ne approfitto per asciugarmi un po' il sudore. Dovrei avere un fazzoletto? No, me ne prendo uno. Veramente, ragazzi. È caldissimo ed è il terzo video del giorno. E tra l'altro, ragazzi, volevo anche dirvi una cosa, una piccola notizia. Cioè, non è una notizia. Le mie Turtle Beach, le cuffie che ho, Air Force PLA, se volete vederle su Google Immagini, si stanno rompendo. In che senso? La stoffa della cuffia sinistra è totalmente lacerata. Magari, diciamo che ve la farò vedere in un prossimo vlog. Stavo per dire, magari vi metto una foto in questo video, però è un editing, diciamo, che vorrei evitare. Quindi siamo a 6 su 6 e ora si va con il prossimo esplosivo, che è il siluro. Potrebbe essere giusto. No, non è giusto. Sembrava tipo una leva. Ok. Ditemi che il siluro ha un'altra animazione. Tanto guardo anche un attimo il cellulare, va. Ok, e vai di nuovo con le stelle filanti. Ed era quella giusta! Ok, io adesso devo trovare ancora il siluro, però. Sì. Okay, oddio, cos'era? Un pesce. Un pesce siluro? Un pesce torpedo? Boh. Non mi importa, ora non le troverei mai tutte e tre al primo colpo. Cioè, guardate quanto mi ce n'è voluto per trovare il primo. Ah, ok, tipo l'ho girato, è diventato una trivella. La mossa gira a vita di Pokémon, ovviamente. Allora, ok, che bellissima la faccia di McPixel, veramente. McPixel. Adesso abbiamo. Ok, era uno Squirt. Squirtle, Squirtle pronto. Non so se la capirete questa citazione. Allora, che tra l'altro me l'hanno anche detto i miei amici. Ma cosa ci fa qua? Ma perché l'anziano deve sempre rompere scatole? Prima nel barile, adesso nel siluro. Ma fatti una vita sociale. Quindi, devo ricordarmi che qui manca il siluro. Cioè, no, che da qui sono andato al siluro. Ora vai con la bomba. Attenzione, Balotelli. No, che schifo, Balotelli. Roberto Baggio, che non è quella giusta. Me lo devo scrivere da qualche parte. Adesso tiro fuori un blocchetto. Piano piano, ragazzi. Vai con la bomba. E adesso abbiamo. Che è successo? L'ho fatta scomparire. Allora. Sì, ho proprio un blocchetto di fogli in mano. A uso personale, diciamo. Ogni tanto strappo un foglio, scrivo qualcosa. Oh mio Dio, sono incinto! Incinto di una bomba. Si è anche sentito lo strappo del foglio, credo, sapete? Quindi, ok. L'importante è che non spreco tempo, ragazzi. È molto automatico, MacPixel. Sì. Ah. Sul serio? Ok, quindi. Ok, quindi scrivo 2 e 5. E scrivo 2 siluro. Oh mio Dio, sto facendo l'equilibrio. Ok, l'ho visto appena in tempo. 2 siluro, 5 bomba. Stavo facendo l'equilibrista con la bomba in testa, cosa non molto sicura da fare, devo dire. Ora abbiamo quest'altro tipo di siluro, di una forma un po' più longilinea. Cosa ho detto che sempre là a rompere le balle? Oh mio Dio, che tra l'altro deve anche avere un nome quel vecchio. Devo scoprirlo. Io vi cercherò. Ti troverò. E gnam! Oh mio Dio, che faccia! Bellissima sta faccia. Ma non è quella giusta. Tecnicamente potrei averla spenta con la saliva la miccia. Cosa un po' disgustosa, però ok. Questo stage, ragazzi, è lo stage della vita, cioè veramente. Era tipo un facepalm con la bomba in testa, cioè ok. Va benissimo. Siamo circa a metà esplosivo. MacPixel, sei disgustoso. Ma non ti vergogni un po' di contegno? Ci sono i bambini che stanno guardando i video. Ah, cavolo. Quindi non è nemmeno il siluro. Che tra l'altro avrei scritto due volte il siluro, uno e due. Ora proviamo con la nuke. Non imparerai mai, MacPixel, veramente. Non imparerai mai. Che appunto MacPixel è il suo nome, diciamo. Cioè, nel senso, si chiama così proprio. Lui è il MacPixel. Give me five. No, non è proprio così. E la terza si dimostra essere la Nuke. Nuke. La chiamo così, ragazzi. C'è una bomba nucleare, Nuke nucleare. Quindi rifacciamo ancora la Nuke. Ma dai, ma perché? Mi sta sulle balle il vecchio. Vecchio Everywhere. È un titolo carino, ma non lo metterò. Metterò qualcosa a che fare con gli esplosivi oppure con 6 su 6 MacPixel, cosa del genere. Ah, ok.
È tipo una lattina, la pesto finché non diventa più piccola. No, non è proprio la stessa cosa, diciamo. È tipo un esplosivo ad alto potenziale distruttivo quello, però ok. Adesso passiamo alla dinamite. Ok, non è molto sicuro infilarsela nel deretano. Nel quack. Tra l'altro lo faccio benissimo il quack. Ok, il quarto potrebbe essere la dinamite. Ok, deduco che dinamite singola la chiamerei. Dinamite S singola, l'hai scritto tutto quanto. Perfetto, e la facciamo ovviamente. Quindi... Ok, va benissimo. Allora... Ok, ci mancano due livelli e dobbiamo partire da questo qua, che non saprei come chiamarlo. Cos'è, sono delle mosche? No, non credo fossero delle mosche, forse tipo una nube tossica. Però penso fosse, penso sarebbe stata rappresentata diversamente una nube tossica. Oddio, si sta vedendo quel liquido che c'è dentro. Immagino che ti faccia quell'effetto, cretino. Ok. Ok, quindi adesso tocca a... Facciamo le dinamiti. Beh, ovvio, quindi uno era l'uno? Sì, beh, una pisciata non ci sta mai male. Era l'uno, vero? Uno dinamiti. Quella lì proprio. Facciamo le dinamiti anche qua. Quindi a rigor di logica questa è quella giusta dell'ultimo. Non puoi volare. Cioè, sei al chiuso. Lasciamo perdere. Ebbene, facciamo il 6. Abbiamo... come la possiamo definire, ragazzi? Bomba con filo rosso e verde, ma anche questa qui. Beh, dai, la prima. Sì, la prima. Prima. Bene, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Ci ho messo un bel po' di tempo, ad essere sincero. Ah no, solo 2 minuti. Come 2 minuti? Ah, ok, mi conta proprio il tempo che ci metto durante gli stage. Ci ho messo 10 tentativi per la prima e 11 per la seconda. E le ho trovate tutte, vero? Boh, la posso anche segnarla via la ultima. Benissimo. 52 secondi, tra l'altro. Perché qua solo 22? 52.00. Ok. Quindi ragazzi, ora si va a prendere l'oro. E sono un genio che mi faccio di nuovo male. Allora, al numero 1 ero arrivato dove delle dinamiti. Quindi me ne mancano... Mi manca solo una. Ok. Questo adesso è difficile da ricordarsi. Questa qua mi manca. Ok. Va benissimo. Vero? Bene, i miei conti tornano. Allora, qui ero arrivato dove del siluro. Quindi ora mi scrivo un 1, indicando che ho fatto la bomba. Bene, infatti non l'avevo fatta la bomba come yo-yo. Perfetto. Ora ero arrivato alla nuke. E consideratela legit questa cosa, ragazzi, per favore. La nuke ora tocca la dinamite. Quindi ne mancano 4. Oh, sull'ombelico, l'ombelico del... Scusate. Ok, ora siamo arrivati alla dinamite singola. Dinamite singola, quindi tocca a... Ok, tocca a questa. Vediamo un po' cosa abbiamo. Ah, ok, strappato i cavi, mi è uscito il pugno, che forse me lo sono anche preso in faccia, solo che l'animazione era molto veloce. Molto veloce. E devo segnarmi un 1. Qui sono arrivato alla bomba, ma con bomba cosa intendo? Ah no, penso sia questa la bomba. Siluro. Bomba. Sì. Quindi tocca il siluro lungo. Siluro. Sì. Tocca questo. Questa non l'ho fatta, infatti. Perfetto. Ora si torna al 2. Io ho fatto quello prima del siluro. Vi giuro, sono con carta e penna in mano. Quindi ho fatto la bomba. Quindi tocca ora al siluro longilineo. Oh mio Dio, c'hai una minchia lunghissima, veramente. Vai col 2. Ora tocca a Nuke e a quella prima della Nuke, che è la dinamite. Te l'ho fatta la dinamite. Quindi tocca a... Ok, tocca questa. Quindi mi segno un bel 2. Cioè, l'ho visto benissimo il vecchio uscire.
inquietante ma divertente allo stesso tempo e sto morendo di caldo e non ho tempo di asciugarmi il sudore, forse sì. Ora tocca alla dinamite singola, quella che ho fatto prima. Quindi tocca alle dinamiti e mi segno un 2. Gnam! E gli altri non te li mangi? Cioè, vergognati. Si dice mangia e taci. E ora a quella prima della bomba. A quella prima. Sì. Ovvero ho fatto bomba. Siluro, ora tocca Nuke. Sì, quella posa lì non me la ricordo. Le altre sì. Ok, ora ritorniamo al siluro. Ho fatto. Siluro, questo era. Fatto 2. Ora tocca la nuke. E infatti, gira la ruota, yeah. Gira la ruota, yeah. Chi è che faceva gira la ruota? Enrico Papi? Ma è ancora vivo? Credo di sì. Pace all'anima sua. Insomma, nuke ho fatto nuke 1, 2, tocca 3. Vai con le dinamiti. E come animazione abbiamo. Oh, con l'intimo, non so cosa dire, ok, con l'intimo. Dinamite singola, quindi abbiamo dinamite singola, 1, 2, vai con l'ultimo. Dovremmo finito anche questo quarto. Sì, lo prendo a testate. E mi si è caricato il cellulare. Perfetto. E stacco via il cellulare così risparmio batteria e corrente. Vabbè, dai, risparmiamo. Andiamo sempre su di lui. Andiamo sul sicuro. Anche perché gli altri non succede niente quando li tocchi. Cioè, risparmio tempo. Me lo consentite, vero? E possiamo fare un altro giusto giallo. Se non faccio il cretino. Allora, bomba. 1, 2, vai con la dinamite. Oh mio Dio. Madonna, che miccia. Ma proprio letteralmente. Ok, siluro, ho fatto 1, 2, 3, quindi siluro, 1, 2, 3, vai con la dinamite. Che schifo. Cosa sta facendo? Cioè, fermatelo prima che si riproduca. Oh mio Dio, è una tortura ragazzi, cioè, veramente sto sudando, un casino. Nuke 1, 2, 3, vai con l'ultimo. Bene, anche questo qua è fatto. Sto togliendo il tappo. Ah no, no, lo stavo girando. La trottola. Cioè Beyblade. Benissimo, ragazzi. Quindi abbiamo soltanto il 2 e il 5, che sono i più lunghi purtroppo. La 5 era la bomba. Quindi ho fatto bomba. 1, 2, 3, vai con questa. Quarta. Mi sta benissimo, ragazzi, vero? Vero? Concordate con me? Tra l'altro sta penna non scrive nemmeno sta penna. Grazie, eh. Cioè no, nel senso, è mia, sta penna l'ho straconsumata, era di scuola, credo. Allora, siluro. Dov'è? Allora, siluro 1, 2, 3, 4. Tocca questa adesso. Quack. Ci sta perfettamente, ragazzi. Adesso lo metto. Perfetto. Ed era il 5. C'era proprio la papera. Quack. Ci sta perfettamente. Adesso abbiamo bomba 1, 2, 3, 4, tocca le dinamiti. E beh, ho fatto un intreccio assurdo. Ok, devo ricordarmi di mettere il quack, devo ricordarmi. Torniamo al 2. E forse tocca ancora le dinamiti, forse finisco giusto in tempo. Dov'è? Allora, siluro 1, 2, 3, 4, 5. Dinamiti. Sì, non c'era. Perfetto. 6. Adesso mi manca le ultime due volte. L'ultima. Perché? Bomba. 1, 2, 3, 4, 5. Questa. E anche dopo. Madonna, che banana gigante. Perfetto. Oro. Oro. Episodio perfetto, ragazzi. Era d'esclusione. E adesso, se i miei calcoli non sono errati, siluro 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vai con l'ultima e abbiamo finito questo stage, ragazzi. MacPixel, smettila. Oro, ragazzi, doppio oro. La mucca, la Nyan Cow. Posso mettere anche via la penna, il foglio lo butterò via, penso. Ne prendo uno e mi asciugo il sudore, ragazzi. Ah, come sta andando l'estate, ragazzi? A me, io non la sto vivendo l'estate. Ho fatto 2 settimane d'estate circa, 2/3 settimane, forse due.
E cosa voglio dire? Ve lo dirò meglio nel prossimo vlog, ragazzi. Chissà quando vedete questo video, veramente. Mi sto portando un sacco avanti con i video. Cioè, dovete capire che sto facendo questo video. MacPixel dry humping a PS3. Non riesco a non stare zitto, ragazzi. È bellissima. Ma perché sta cosa? Ma no. MacPixel Bombinator. Perché sta cosa? Mi bussano dal culo. MacPixel, dove sei? MacPixel c'è. È la prima volta che parlano, la bomba. Non... Madonna, quanti soldi! Putecelo attivo rosso. Ok, no. Ah, era un dito medio, era. Ah no, ok, è il cellulare, non è una... Sto zitto, ragazzi. Niente bomba. Visualizzato, ma non... Ok. Perché? Finito MacPixel, ragazzi. No, non è... non può essere. E le altre cose che ci sono in più? The End! No, ma non è, per me non è finito, ragazzi. Perché ci sono delle cose da fare in più. Allora, vediamo. Eh sì, infatti, 17436. È giusto. Ma aspettate un attimo. Di poco, 42750 42316. Quindi, return. 100%, 100%, 100%, 100%, back. Allora, ragazzi, abbiamo finito la story mod di MacPixel. Ci mancano gli extra, i free DLC e l'endless mod. Che faremo tutti e tre nei prossimi episodi. Non so fino a quanto andrò ancora avanti questa serie, spero abbastanza perché è bellissimo MacPixel veramente. Abbiamo i free DLC, l'extra mod e l'endless mod da fare, che spero occuperanno un bel po' di episodi, sinceramente. Lo voglio. Lo voglio. E quindi ragazzi per questo video è tutto, spero vi sia piaciuto. Era un episodio di esclusione, purtroppo mi sono anche aiutato con il foglio. E quindi appunto ripeto, spero vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti ragazzi. Perché ho schioccato le dita?